Buongiorno a tutti. Bene, negli ultimi video abbiamo parlato di Giovanni Gentile e solo molto parzialmente di Benedetto Croce, e in ogni caso abbiamo parlato anche della pedagogia e della filosofia a livello molto generale del periodo, neoidealista. Oggi è mia intenzione inaugurare, diciamo così, una serie di video che cercheranno di partire proprio dalle opere di Croce e di Gentile per cercare di comprendere alcuni aspetti perlomeno del loro pensiero, per poi svilupparli magari in futuro, in un secondo tempo, in modo più organico. Quel che però mi preme fare prima di partire dai loro testi stessi è rivalutare e riproporre in un qualche modo un testo a cura di Abbagnano Fornero per quanto riguarda appunto la creazione dei libri per le scuole superiori. Ad esempio, in questo caso faccio riferimento al volume 3, nel quale, traendo proprio alcune altre considerazioni di eminenti filosofi come Gadamer e anche proprio dalle opere di Croce, ecco, questi due autori avevano sintetizzato il tutto in una bella lettura di stimolo, proprio di riflessione per gli studenti, in una sorta di ideale laboratorio delle idee. Bene, questa lettura che propongono questi due autori si intitola Storiografia e vita, la lezione di Croce sulla vitalità della storia. E ci sono proprio dei riferimenti, partendo dal testo Teoria e storia della storiografia del 1917 di Benedetto Croce, ci sono appunto una serie di riferimenti a quest'opera e anche proprio ad altri filosofi che la commentarono. Ma ripeto, il commento che viene fatto è a cura di Abbagnano Fornero. Beh, direi che la cosa migliore è addentrarsi appunto in questo testo. In Teoria e storia della storiografia del 1917, Benedetto Croce illustra la tesi, in apparenza paradossale, secondo cui ogni vera storia è storia contemporanea. Con questa affermazione, che cercheremo di intendere nel suo pieno significato, il filosofo napoletano svela il senso profondo di ogni autentica indagine storiografica, cogliendo un aspetto essenziale di ciò che intendiamo per storia e lasciando alla nostra riflessione un tema di grande interesse. E poi c'è appunto un sottoparagrafo che si intitola La voce di Croce. Affermando che la storia è sempre storia contemporanea, Croce intende dire che è sempre un bisogno della vita presente a indurci a scrivere o leggere gli eventi del passato. Le tracce dei tempi trascorsi diventano documenti storici solo se si inseriscono nell'urgenza della vita presente, ovvero solo se sono illuminate da un problema del presente o a noi presente, che ci angustia e ci interpella. E c'è poi un riferimento appunto alla Teoria e storia della storiografia, pagina 4, dove dice: solo un interesse della vita presente, quindi qui è Croce che parla, ci può muovere a indagare un fatto passato, il quale dunque, in quanto si unifica con un interesse della vita presente, non risponde a un interesse passato, ma presente. Il che anche è detto e ridetto in 100 modi nelle formule empiriche degli storici e costituisce, se non il contenuto profondo, la ragione della fortuna del motto assai trito, che la storia sia magistra vitae. Effettivamente è così, lo si dice da più parti, spesso però si dice anche che probabilmente non facciamo buon frutto delle esperienze che possiamo trarre dalla storia e dalle esperienze passate. Bene, proseguono i nostri due autori. Non può essere una fredda erudizione, una vaga curiosità per le cose passate a indurci a proporre o a leggere la loro storia, ma piuttosto l'urgenza di chiarire in esse fatti e questioni che ci coinvolgono e ci interrogano. E poi c'è un lungo riferimento a Teoria e storia della storiografia, pagina 5, che leggiamo. Quindi Croce ci dice: qual è l'interesse presente della storia che narra la guerra peloponnesiaca o la mitridatica, le vicende dell'arte messicana o della filosofia arabica? Per me, in questo momento nessuno, e quindi per me in questo momento quelle storie non sono storie, ma tutt'al più semplici titoli di libri storici. Ma quando lo svolgimento della cultura del mio momento storico apre innanzi a me il problema della civiltà ellenica, della filosofia platonica o di un particolare atteggiamento del costume attico, quel problema è così legato al mio essere come la storia di un negozio che sto trattando, di un amore che sto coltivando o di un pericolo che mi incombe. Ed io lo indago con la medesima ansia, sono travagliato dalla medesima coscienza di infelicità, finché non riesco a risolverlo. La vita ellenica è in quel caso presente in me e mi sollecita, mi attrae o mi tormenta, come il sembiante dell'avversario, della donna amata o del figlio diletto per il quale si trepida.
E così accade o è accaduto, accadrà della guerra mitridatica, dell'arte messicana e delle altre cose tutte che ho menzionato di sopra in via di esempio. Eh sì, è proprio così. Nel momento stesso in cui ci poniamo un problema e lo analizziamo e lo studiamo da un punto di vista storico, instauriamo una pratica, in un qualche modo instauriamo proprio una sorta di indagine che viene fatta a livello speculativo e la viviamo a livello emotivo, naturalmente. E dicono i due commentatori, storia e vita dunque, nella prospettiva crociana, si legano indissolubilmente. Se lo sguardo verso il passato non è alimentato da un interesse presente, storico in senso proprio, il fatto passato rimane reperto cronachistico, fossile senza vita. E fanno un altro riferimento a Storia della storiografia, pagina 11, quindi traggono ancora da Croce questo riferimento, dove Croce dice: la storia è la storia viva, la cronaca è la storia morta, la storia è storia contemporanea e la cronaca è la storia passata. E poi continuano dicendo: nello svolgere questa dottrina, Croce mette tuttavia in guardia contro due possibili fraintendimenti. Innanzitutto il fatto che ogni vera storia sia storia contemporanea non significa che la conoscenza storica debba farsi condizionare dagli stati d'animo e dal tumulto della vita, che pure ne sono il punto di partenza. Essa deve superare la vita vissuta e trasfigurarla in pura conoscenza, scorgendo l'intima razionalità del reale, la sua verità. In secondo luogo, la contemporaneità della storia non implica che il passato debba anacronisticamente essere schiacciato sul presente. Se vogliamo davvero intendere un fatto storico, dobbiamo collocare i documenti che ce ne parlano a debita distanza, lontano da noi, contestualizzandoli nel modo più corretto possibile. E poi fanno un altro sottoparagrafo intitolato L'attualità della lezione crociana. Le conclusioni di Croce sono molto simili a quelle cui perviene, muovendo da presupposti diversi, il filosofo tedesco Hans Georg Gadamer, nato nel 1900, morto nel 2002, quindi alla bella età di 102 anni, ha visto tutto il secolo breve, tutto il 1900, laddove si interroga sulle modalità del comprendere storico. Per Gadamer non è possibile guardare al passato in modo neutro e oggettivo, poiché l'esistenza di ogni individuo è sempre influenzata da una serie di conoscenze stratificate che egli chiama pre-comprensioni, o più semplicemente pregiudizi. Anche lo storico dunque è orientato e indirizzato nell'analisi di un fatto del passato dai propri pregiudizi, quindi giudicando prima, giudicare prima vuol dire proprio pregiudizio, dalla propria visione del mondo, che tuttavia non costituisce un inconveniente, bensì una condizione fondamentale della comprensione. Ecco perché secondo Gadamer il pregiudizio non va eliminato ma utilizzato in modo proficuo. In un circolo vitale e fecondo tra presente e passato. Ecco, si instaura quindi, per così dire, un circolo virtuoso anziché un circolo vizioso. E dice, traendo proprio da Gadamer, nel suo Verità e Metodo, alla pagina 669, l'interprete che ha da fare con un dato storico trasmesso cerca di applicarlo a se stesso. Per capire questo, cioè per capire il dato storico, egli non può proporsi di prescindere da se stesso e dalla concreta situazione nella quale si trova. Poi riprendono il commento dicendo: una riprova, in un certo senso empirica, della tesi di Croce la possiamo trovare nell'interesse storiografico per l'opera di Karl Marx. L'attenzione per il pensiero del filosofo tedesco, a lungo assimilato alle tragiche esperienze del comunismo sovietico, nel corso degli ultimi 20 anni era andata progressivamente indebolendosi. Di recente però molti storici del pensiero e della politica si sono nuovamente dedicati al marxismo, concentrandosi in particolare su temi che non erano stati sufficientemente presi in esame in passato, ad esempio la questione ambientale, intesa come una forma di contraddizione tra capitale e ambiente. Ma è soprattutto sulla scia della recente crisi economica che Marx ha suscitato l'interesse degli studiosi. Di fronte all'estensione globale del modo di produzione capitalistico, che il filosofo aveva in un certo senso intravisto, il marxismo è tornato ad essere un appetibile oggetto di indagine. Come direbbe Croce, è stato quindi un interesse urgente e pressante della vita presente a indurre gli storici a guardare a Marx come a un loro contemporaneo. Questa è la prospettiva, il cambiamento proprio di metodo che si dovrebbe instaurare. Ed è proprio agli aspetti del suo pensiero più significativi per il presente che essi si sono rivolti, ovvero lo studio dell'accumulazione capitalistica realizzata mediante la finanza e il sistema di credito, che Marx ha abbozzato nel terzo libro del capitale, oppure l'analisi delle crisi cicliche di un capitalismo che proprio per la sua vasta espansione geografica
genera al suo interno una serie di contraddizioni che lo mettono alla prova. Bene, questo quindi è il testo della lettura che abbiamo fatto sulla storiografia e vita, la lezione di Croce sulla vitalità della storia nella rilettura di Abbagnano Fornero. Nel prossimo video invece vedremo piuttosto alcuni testi proprio di Croce stesso che analizzeremo, sempre con l'aiuto del commento dei due autori citati, Abbagnano Fornero, che il cui commento citeremo evidentemente. Il primo di questi testi è Il sistema dello spirito, a cui seguirà appunto il commento dei due autori considerati, e lo traiamo da Estetica come scienza dell'espressione linguistica generale, che possiamo trovare ad esempio nell'edizione di La Terza, Bari, 1965, l'undicesima edizione, per quanto riguarda le pagine 358, ovviamente facendo delle scelte, quindi infra e passim, come si usa dire in gergo. Bene, cari amici e care amiche, per il momento concludiamo qua. Ci rivediamo per un prossimo video in cui analizzeremo le opere, per così dire, alcuni brani di Croce e poi anche di Gentile. Grazie a tutti, arrivederci a presto.